nel fango umiliate, indifese, fragili, malate, stanche. Il calendario segna l'8 marzo anche qui, nel campo profughi di Idomeni, un posto disumano, fuori dal mondo. L'immagine più bella è questa, 5 donne siriane che nonostante l'inferno attorno, per l'occasione si sono truccate. Dignità, vengono tutte da Damasco, sono qui da 9 giorni in attesa di passare la frontiera. Fuori dall'infermeria di Medici Senza Frontiere incontriamo Daniela, lavora all'ospedale di Bergamo, è in aspettativa e resterà qui per altri 3 mesi. C'è qualcuno che mi dice ma tu sei pazza, non hai paura? E invece no, non ho paura, anzi penso che io sono la fortunata perché una casa dove tornare ce l'ho, una famiglia che mi aspetta. E non è una cosa così scontata. A guidare questo furgone pieno di vestiti per i profughi è Giada, piemontese. È l'unica volontaria italiana qui a Idomeni. Una donna forte e coraggiosa che ha lasciato tutto per aiutare chi scappa dalla guerra. Non riuscivo a stare a casa a vedere cosa stava succedendo qua. Quindi ho deciso di venire, di andare a Lesbo prima, a ottobre, e ad aiutare con gli sbarchi e i campi e i primi soccorsi lì a Lesbos. Sono stata per quasi 5 mesi e adesso ho deciso di venire qua domenica. E quando torni in Italia? Adesso tornerò in Italia fra qualche giorno, per un paio di settimane, però poi ritornerò qua perché c'è molto bisogno di aiuto qua.